Cari appassionati, prima di vedere questo video, visitate questo sito web. Si chiama www.howwine.it, W-O-H. Fa parte della galassia di grandi bottiglie, ma è specializzato in regalistica. Non vi dico niente di più, semplicemente andate a vederlo perché vi risolverà completamente il problema della regalistica con un sacco di creatività e con un sacco di prodotti divertenti. Volete uno champagne che sia abbordabile sotto tutti i punti di vista? Intendo champagne che intanto abbia un prezzo abbordabile, secondo che sia abbordabile come gusto, ossia vada bene per l'esperto magari come voi, ma vada bene magari anche per l'amico che si sia appena avvicinato adesso al mondo del vino. Beh, allora seguite questo video, non potete perderlo, e già che ci siete mettete subito mi piace qua sotto, perché così l'algoritmo di YouTube permetterà di godere di questo video a molte più persone. Vi parlo di un'azienda bellissima ubicata nella Valle della Mar, a Chamusy. Parlo del domain, del produttore Salmon, e oggi quello che andiamo a vedere è uno champagne particolare, perché questa azienda è ubicata in una zona dove il Pinot Meunier la fa da padrone, e nei loro 10 ettari di proprietà la maggior parte è proprio legata a questo particolare vitigno. Fanno champagne 100% Pinot Meunier, ma oggi voglio farvi assaggiare uno champagne molto equilibrato, per questo vi dicevo uno champagne un po' per tutti, perché qua all'interno troviamo un terzo di Pinot Meunier, un terzo di Chardonnay, un terzo di Pinot Noir, con un dosaggio di 9 grammi litro, il che significa che uno champagne che non è troppo duro per coloro che sono meno esperti. Io amo moltissimo gli champagne extra brutto, addirittura non dosati, però effettivamente richiedono un palato più allenato. Questo è davvero uno champagne perfetto per una bella cena insieme agli amici, senza preoccuparvi se la persona sia esperta oppure no. Azienda fondata nel 1958, adesso al timone c'è Alexander, e quella che vedete qui, ossia una mongolfiera, è la stessa mongolfiera che trovate quando entrate all'interno del loro domain, della loro azienda, perché si sono fatti fare una mongolfiera in acciaio proprio per dimostrare quali sono le due passioni di Alexander, ossia lo champagne e la mongolfiera, perché loro vanno matti, sia lui sia i parenti, di questi viaggi fatti in mongolfiera. La linea mongolfiera degli champagne di Salmon è una linea legata all'assemblaggio. Tutti gli altri sono 100% Pinot Meunier, mentre la linea mongolfiera, come vi dicevo, è legata all'assemblaggio. Questo è un millesimato 2015, trovate tutto qua in etichetta, vedete spiegata con grande chiarezza. Beh, adesso andiamo all'assaggio e andiamo a vedere cosa dona nel bicchiere questo champagne. Eccolo qua, amici miei, sempre Remeno Cork, soluzione perfetta per il tappo. Guardate che bella che è questa bolla, e guardate soprattutto il colore, questo giallo paglierino tendente al dorato, con una limpidezza, con una brillantezza pazzesca, è una bolla fine e molto intensa. Naso preciso, dettagliato, partiamo da una nota citrica, una nota bella, minerale. C'è poi anche una nota legata più ai piccoli frutti rossi. Una leggera nota di erbe di campo che rinfresca tutto lo spettro olfattivo. Insomma, uno champagne tendenzialmente facile al naso, ma per nulla banale, come vi dicevo, dettagliato e preciso. In bocca entra con una bella generosità, prosegue con grande facilità attorno al palato, non è complessissimo, non ha una particolare nota che prevale sulle altre, ma la parte di freschezza, la parte di acidità c'è, va via, la beva viene richiamata in continuazione e lo champagne finisce molto velocemente nel bicchiere. Una nota molto positiva sul dosaggio. Normalmente per me 9 grammi litro sono troppi, in questo caso lo champagne è perfettamente equilibrato e dimostra una cosa, che quella parte lì, che è una parte di morbidezza dello champagne, lo zucchero che c'è all'interno, beh, è molto ben bilanciata con le durezze, e quindi in bocca non risulta assolutamente di bere uno champagne di 9 grammi litro, forse 4-5 sarebbe la sensazione reale che percepiamo. Da abbinare con moltissimi piatti, bene come aperitivo, bene col pesce, bene anche con i primi piatti. Amici miei,
provate la linea Mongolfiere di Salmon, perché fa tutta la differenza del mondo, perché questa etichetta è bellissima e perché questa famiglia lavora molto bene a Chamusy sulla qualità. Fatemi sapere cosa ne pensate e ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!